Decima assemblea generale per questa vostra realtà, che momento è questo innanzitutto? Anzitutto è un momento comunionale di incontro, di confronto, di verifica, di progettazione e dopo c'è anche il momento elettivo per il rinnovo del Consiglio generale e della responsabile generale. Oggi la presenza del Vescovo di Chiavari, che è stato da stimolo, ha lanciato diversi spunti, vi ha visto come sentinelle presenti all'interno della comunità cristiana. Sì, è stato anzitutto un momento di grazia e un dono grande avere la presenza del Vescovo Giampio. Ci ha fatto memoria di ciò che siamo. Essere sentinelle per noi secolari consacrate vuol dire essere nel cuore del mondo, laddove gli uomini e le donne di questo tempo soffrono, lavorano, sperano e soprattutto cercano la comunione. Il nostro specifico è proprio quello di stare nel mondo, nel posto del lavoro, negli ospedali, nelle scuole, nelle fabbriche, nello sport, nella politica. La dimensione comunitaria è solo un segno che ricorda a tutte le oblate sparse in Italia e in Ruanda il segno della comunione che noi dobbiamo essere. Un giorno di grazia veramente. Questa assemblea a cosa traguarda, quali sono gli obiettivi, quali saranno per i prossimi anni? Gli obiettivi ce li ha dati il Vescovo, quello di essere in missione, una missione che diventi vicinanza, incontro, comunione, solidarietà. Sono questi gli obiettivi. E soprattutto verso le fasce più deboli, più fragili del popolo di Dio, in modo particolare le unioni difficili, gli amori infragiliti dalle separazioni, dalle delusioni, la ricerca vocazionale, l'interculturalità e soprattutto l'accoglienza. Ecco, questo è molto importante perché anche come casa nostra, il nostro specifico è l'accoglienza, creare spazi dove la relazione possa essere come un'oasi di sollievo, di riposo e di accompagnamento.